come una farfalla, punge come un'ape, era il motto coniato per Ali, Cassius Clay, prima della conversione all'Islam, seguace di Malcolm X, leader nero, ucciso nel 65. Il ragazzo di Louisville aveva rivelato al mondo una box completamente nuova. Guascone, spavaldo, sosteneva i diritti dei neri e l'America dei neri lo adorava. Quella più conservatrice masticava un po' amaro, cercando all'orizzonte il bianco o il negro buono, in grado di dare una lezione al ribelle. Dopo il no all'esercito, la politica gli evita il carcere nel timore che diventi un eroe della protesta. Ma l'autorità lo priva del titolo e della licenza. Lega le ali alla farfalla per non farne un simbolo vincente. In molti applaudono, ma in cuor proprio darebbero un anno di vita per vedere di nuovo l'Ali Shuffle, il leggendario doppio passo danzato sul ring. Nel 70 la Corte Suprema riconosce l'obiezione di coscienza per motivi religiosi e a 28 anni Ali può riavere la sua licenza. Nel 74 contro George Foreman e tutti i pronostici ritorna campione assoluto. A 37 anni lascia la box, rientra a 38 contro Holmes, campione WBC. Ali è già affetto dal morbo di Parkinson. A quasi 40 anni l'ultimo combattimento, le cure sono costose. Chiude con la box, non con l'impegno sociale. Sostenuto dal prestigio conquistato con il coraggio e la coerenza, incontra leader, salva vite e raccoglie fondi. Commovente nell'umanità che forse soltanto l'età e la malattia, nell'apparente fissità del suo sguardo, rivelano in tutta la sua grandezza oggi che la farfalla ha ormai ripiegato le ali, ma l'ape, quella, continua a pungere.